Ciao amici di Molise Web TV. Il Natale è passato, ma ancora nell'aria si sente la sua magia. Poi, in questi giorni qui da me, alle falde del Matese, oltre alle piccole scosse di terremoto che ci fa compagnia, c'è anche la neve. Quella neve che avrebbe reso il Natale magico, ma che solo ora è arrivata. Natale è passato da poco e allora voglio proporvi la visita a un presepe particolare che ho visto a Pozzilli, presso la Neuromed. Presepe che in effetti non ha nulla di particolare se non la sua location, perché qui in ospedale la natività si sente di più, la si vive, se possibile, con più sentimento. E la sofferenza e il dolore più dei parenti che vengono in visita agli ammalati pare quasi si placchi alla vista della Natività. Natività che induce alla preghiera e ci consegna al mondo della speranza e della fede in un contesto di accoglienza che è reso perciò più pacato, più pieno di umanità. Sembra quasi che da quel presepe si sprigioni allora una luce di speranza in più, in un luogo dove c'è sofferenza e dolore, e accumulando speranza e fede riesca in qualche modo a donare una visione diversa, ci si avvicina al divino, al senso reale della vita, si riesce a comprendere il mondo del dolore che tutti vorremmo non conoscere mai. Mondi immensi, mai pensati, mondi che ci terrorizzano e ci piegano, e allora un presepe, un evento come quello della Natività, che porta al contempo naturalezza e forza di reagire, ci dà una speranza in più, ci consegna una realtà meno dura da affrontare, ci regala un pensiero diverso, positivo. Lasciandovi queste riflessioni e sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.